diciamo che la telematizzazione non ha fatto sì che i CAF non avessero più attività, hanno continuato ad elaborare le pratiche in assistenza, che poi sono molte le persone che, nonostante ci sia un sistema che consente di acquisire i dati, non sono in grado o non si fidano, perché poi il fenomeno è un po' lo stesso rispetto a quello che si era verificato con l'attività dei patronati, perché con il PIN dell'INPS l'utente può autonomamente farsi le pratiche, poi quando entrano in gioco risorse economiche le persone non si fidano e si rivolgono a chi ha la competenza per dargli un servizio diverso. Quindi i CAF continuano a svolgere la loro attività sostanzialmente come facevano prima, con una serie di attività però diverse, lo vedete anche nei dati che vi abbiamo dato, aumentano le pratiche, ogni anno aumentano le pratiche ISE che vengono fatte al CAF, e questo risponde anche al discorso che facevamo prima sulla situazione anche economica delle famiglie, perché il fatto che aumentino le ISE che normalmente vengono richieste per avere o sussidi economici o tasse universitarie comunque a costi ridotti e agevolati, significa che cambiano anche le condizioni economiche delle famiglie, quindi cambia per un certo verso la platea di quelli che si rivolgono al CAF oltre ai soliti della campagna fiscale, quindi sicuramente le ISE, sicuramente i nuovi servizi che abbiamo introdotto in questi anni, che sono i servizi che riguardano le partite IVA, proprio per collegarsi a quello che si diceva prima, che contrariamente alla lettura comune che si dà del sindacato, il sindacato è in costante evoluzione e avete saputo l'anno scorso che c'è stata la campagna della Carta dei diritti, raccolte firme sui voucher, quindi il tema delle partite IVA, dei contratti di collaborazione è un tema che stiamo affrontando e che affrontiamo in maniera diversa dal punto di vista contrattuale con l'IDIG, che è la categoria della CGIL che se ne occupa, e dal punto di vista fiscale con il CAF, che per tutti coloro che sono iscritti alla CGIL offre un servizio di tutela, perché le partite IVA, lo sapete anche voi, sono soggetti a cui spesso viene chiesto di fare la partita IVA, e partita IVA non sono, ma lì interveniamo in maniera diversa con l'ufficio vertenze, con il contenzioso, ma ci sono anche persone che scelgono di essere partite IVA, i giovani, le nuove generazioni, e che hanno bisogno di assistenza proprio concreta dal punto di vista anche fiscale, tenuta della loro contabilità, e si rivolgono a noi con delle tariffe chiaramente ridotte, agevolate, e che ci consentono anche di occuparci anche di questo nuovo mondo, che poi nuovo non è, del nuovo mondo del lavoro. Quindi cambia un po' anche la natura dei nostri servizi, che si adeguano a quelle che sono le esigenze. Anche l'ufficio vertenze, lo trovate nei dati, accanto all'attività tradizionale, quindi fallimenti, vertenze individuali, in quest'ultimo anno e mezzo c'è stato impattante il fenomeno delle dimissioni telematiche. Perché da quando le dimissioni prevedono una procedura telematica, nonostante la DTL lo faccia, altri soggetti lo facciano, noi ogni anno registriamo 1200 persone che vengono da noi a presentare le dimissioni telematiche. Anche questo è un aspetto di riflessione, perché c'è un mondo del lavoro e un mondo di dimissioni che sono legate a delle vertenze, ma c'è anche una flessibilità, ci sono persone che scelgono di cambiare lavoro perché c'è un mercato che per certi versi e per certe professionalità è anche flessibile, quindi i lavoratori si spostano. Ci siamo accorti in questo anno e mezzo di persone che sono tornate più volte da noi nello stesso anno a presentare dimissioni perché hanno deciso autonomamente di cambiare lavoro, quindi in realtà analizzando i dati del sistema delle tutele individuali si può avere un'analisi completa di come è cambiato il mondo del lavoro da noi. Secondo me è un aspetto, una riflessione che mi veniva prima parlando del mondo del turismo, io credo che un tema fondamentale che noi dovremmo affrontare è il tema della stagionalità, cioè domandarci se noi siamo ancora un territorio dove ha senso la stagionalità, perché se ci giriamo intorno i turisti ci sono tutto l'anno, il problema è che non ci sono i servizi e che le attività chiudono, e quindi abbiamo un sistema basato sul fatto che si cessa stagionalità, ammortizzatori sociali, che sicuramente è semplice da gestire per quanto riguarda gli alberghi e il turismo, ma che probabilmente non rispondono più a quello che oggi è il nostro territorio.